E benvenuti con questo nuovo video, ragazzi. Oggi siamo qui a fare dei quiz sul sito di Super TV, TV, come piace a me dirlo. E vi ricordo, Super è un canale di cartoni animati, animazione, film, come il resto del genere, come quello di Boomerang, e Boeing e Cartoon Network. Come state vedendo, faremo dei quiz, vari quiz ne facciamo, ne scegliamo qualcuno. Iniziamo. Ce ne sono vari di quiz, cose del genere. Scegliamo questo: sei buono o cattivo? Ok. Sei buono o cattivo? Qui a Super stiamo ancora cercando di capire come farti avere i superpoteri. Nel frattempo pensavamo che potresti fare questo test per capire se una volta che ti daremo la superforza o la vista a raggi X diventerai un supereroe o un supercattivo. Sono 6 domande, 1 su 6. Alla persona davanti a te cade il cellulare, cosa fai? Cellulare nuovo, mi serviva proprio! Raccolgo il telefono e lo inseguo per ridarglielo. Io normalmente, nella vita reale, raccoglierei il cellulare e lo ridò al legittimo proprietario. Io è più forte di me, ragazzi. Non hai fatto i compiti di matematica e dopo l'intervallo c'è matematica. Che cosa fai? Li copio da qualche compagno, li faccio durante l'intervallo sperando di fare in tempo. Questo mi ricorda una cosa, ragazzi. Quando c'era un compito di matematica, per esempio il compito di matematica, io non l'ho mai fatto durante l'intervallo. Io li copio. Li ho sempre copiati. E allora metto, li copio da qualche compagno. L'ho fatto veramente. Non è uno scherzo. Siamo a metà, ragazzi. Diciamo. Anche a Natale. Siamo quasi arrivati anche a Natale. Mancano soltanto un po' di... altre due settimane o una o due, vabbè. E poi domani esce Star Wars L'ultimo Jedi. Io lo andrò a vedere, ragazzi. Si è staccata l'alimentatore. Ecco, è l'alimentatore. Ok, un tuo amico ti ha raccontato un segreto molto imbarazzante. Lo tengo per me. Non tradisco gli amici così. Lo racconto agli altri e ridiamo di lui. Guarda com'è. Tuo amico l'ha fatto questo. No, non è. Io, la cosa più forte di me, ed è impossibile che riesca a evitare, è che lo tengo per me. Non tradisco gli amici. Veramente. Io, se mi raccontate dei segreti vostri, io non li dirò mai e poi mai. Non farei nemmeno un video sui vostri segreti, perché io sono buono o cattivo. Siamo a metà, ma vediamo di farlo confondere. Non lo so. Il tuo compagno di banco lascia il telefono sbloccato sul banco e vai in bagno. Tu blocco il telefono e rispetto la sua privacy. Non sono affari miei. Se ha qualcosa da raccontarmi, lo farà lui di persona. Leggo tutte le sue chat nascoste. Oddio. Potrei anche farlo. A tutti parte la curiosità dei segreti, per vedere i segreti di ogni persona. Anche se, preferisco anche bloccare il telefono senza... rispettando la sua privacy. Ma...
Ma pensando in modo furbo, beh, in questo modo, se leggi tutte le sue chat e il resto, verrei beccato e verrei menato sicuramente. Meglio per sicurezza. Io, è il mio istinto, non ci riesco, ragazzi, non ci riesco a fare una cattiveria. Vediamo un po'. Tuo fratello ha una giacca che ti piace un casino. Gli chiedo se può prestartela ogni tanto. La prendo di nascosto ed esco di casa sfoggiando la mia giacca nuova. Questa. La persona che ti piace è fidanzata e non vuole mettersi con te. Ma vaff. Lascio perdere. Troverò una persona che mi piace e che ricambia. Insisto! E non la lascio in pace. La convincerò. Prima o poi. Lascio perdere. Anche se insistere non è una buona cosa, ragazzi. Ricordatevelo. So che potrebbe essere dura che la vostra ex fidanzata non vuole poi mettersi con voi. Perché l'ha fatto, perché è successo. Ma insistere non è una buona strategia. Meglio è ricreare un nuovo futuro. È questo il segreto del successo, diciamo. Vediamo un po'. Sei buono! Se tu dovresti ricevere dei superpoteri, li useresti solo. Supera il ponte motorizzato! Oh no, non ti arrendere! Ce l'hai fatta! Ponte delle acrobazie e tre builder! Hot Wheels, crea l'impossibile! Quanto odio le pubblicità. Ok. Se tu dovessi ricevere dei superpoteri, li useresti solo per fare del bene. Non c'è dubbio. Sei un uomo, certo. Sei un buono, come ogni supereroe che si rispetti. Tieni in considerazione i tuoi amici e anche gli sconosciuti, perché sai che la cosa più importante è rispettare le regole e non abusarne del proprio potere. Fai attenzione però, perché c'è sempre il rischio di cadere nelle tentazioni del lato oscuro. Tieni duro e non diventare un super cattivo. Abbiamo bisogno di te! Prenderò in considerazione, ma non prometto niente, perché ognuno di noi ha un lato oscuro. Facciamo un altro. Per così, ok, scegliamo soltanto da questa. Hai finito? Stupida pubblicità di. No, non voglio oltrepassare la soglia. Ok, vediamo un po'. Ci sono alcune cose che sono un po' stupide e alcune no. È un po' difficile. Ma. Beh, Braida! Vabbè, andiamo un po' avanti, ragazzi. Ecco, facciamo questo. Ammetto che guardo la storia. Miraculous, la storia di Ladybug e Chat Noir. Ammetto veramente, mi piace. Ok, in quale super cattivo di ti trasforma un Akuma? Le Akuma, i terribili strumenti del malvagio Papione, hanno il potere di trovare l'oscurità dentro le persone per farle diventare dei super cattivi. Cosa userebbe contro di te? Scoprirlo con questo test. Dove andresti in vacanza? In Parigi, dove tutto è romantico e splendente. No, io non scelgo France, la francese, io scelgo le montagne, Huawei. Beh, a me piace la tranquillità.
Questo è scelgo questo, le montagne. Qual è il lavoro dei tuoi sogni? Il DJ. Il giornalista, come Clark Kent, il poliziotto. Il DJ non è che mi ha fatto tanto impazzire. Il giornalista. Trovare degli scoop è difficile. Il poliziotto, anche quello è un lavoro difficile. Scelgo questo. In quale super cattivo. Ah, sì, scusate. Cosa ti fa arrabbiare di più? Le regole senza senso? Le bugie? Le ingiustizie? Beh, le bugie non è che mi fanno arrabbiare, ma mi fanno deludere. Le ingiustizie, anche. E le regole senza senso? Ci sono alcune regole senza senso che mi fanno arrabbiare. Cosa è più importante per te? La verità. La giustizia. L'amicizia. La giustizia. Come Batman. Cosa preferisci fare nel tuo tempo libero? Scoprire tutto quello che puoi su Ladybug? Ascoltare la musica? Fare la cosa giusta? Beh, tanto sappiamo già chi è Ladybug. Ma comunque è questo. Ed è c'è l'ultima domanda di tutte. Che musica preferisci? Fedez? Ariana Grande o i Kiss? Fanculo? Non è che è bella, a me piace, ma non l'ascolto. I Kiss? È molto metallaro. Facciamo Kiss perché credo che sia l'unica cosa sensata. Ti trasformerebbe in Roger Cop. Le ingiustizie ti mandano su tutte le furie. Attenzione però, se ti arrabbi con poco diventerebbe facile per un certo super cattivo fare il suo lavoro. Il malvagio Papillon potrebbe facilmente mandare una Akuma per trasformarti in Roger Cop. Il robot poliziotto pronto a fare rispettare la legge in tutti i modi, anche quelle più dure. Va bene, ragazzi, ci siamo divertiti. Abbiamo visto se sono buono o cattivo, e alla fine sono buono. Ma con la domanda in quale cattivo ti trasformerebbe Papillon, Roger Cop. Beh, in effetti ha una bella tuta, sinceramente. E io la userei in modo potenziale. Va bene, ragazzi, grazie per aver visto questo video. Mettete un bel like, vi invito a iscrivervi al mio canale se vi è piaciuto questo video. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!